Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ed episodio della serie di sopravvivenza in Minecraft. Episodio 203, tipo. Vediamo se è giusto. No, 205. Ops, va bene. Mi sono perso con i numeri degli episodi, ma non importa, perché me li dimentico sempre. E niente, prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina per essere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video ed episodio della serie, ovviamente, ma anche delle altre serie o comunque degli altri contenuti che potete trovare tranquillamente sul mio canale, parlando di Naruto, One Piece. Poi abbiamo The Bridge, Slime Racers, Piante contro Zombie e tanti altri prodotti che potete trovarsi, prodotti, vabbè, insomma, contenuti che potete trovare e giocare. Però non è finita qui. Certo che è un po' strano l'elitra, come volete dirlo, guardandolo con questa texture. Sembrano davvero delle ali di carta, comunque. E non è finita qui, vi ricordo anche di lasciare un like, commentare e condividere il video e il canale con amici, parenti, cugini e tutti quanti, famiglie, compà, tutti quanti. Allora, siamo, se qualcuno di voi non lo sa, sotto alla farm. Quale farm? Una farm immensa di canne da zucchero. E adesso me ne porto via 9 stack per fare altrettanto zucchero. Cosa ce ne facciamo dello zucchero? Volevo andare a rimpinzare la farm di pozioni, perché dobbiamo anche andare ad aggiornarla con alcune pozioni che mi sono ricordato. Ce la faccio? Ce la faccio? No, non ce la faccio. Aspettate un momento. No. No, se salto solo giù non va bene. Dai, 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 e via. Andiamo un po' più su. Ok, ce l'ho fatta. Questa è la farm di canne da zucchero, come potete vedere. È piuttosto. Secondo sprinto. Ok, è piuttosto grande e ci sono tre basi di coltivazione, per così dire. Ed è full automatica, quindi io non devo fare niente. È un automatismo di quelli vecchi con il pistone che rileva il cambiamento, eccetera. E funziona ancora. Guardate che carini che sono. Andiamo avanti. Qui c'è la Planet Express. Non mi ricordo a che punto ero arrivato, sinceramente, perché ho messo in pausa un attimo il progetto. Ok, quindi stavo facendo la suddivisione interna. Ok, qua. Oh, un ospite. Ciao. Muori. Grazie. Ospite indesiderato. Stavo facendo la suddivisione interna dei piani e degli ambienti. Ok. Riprenderò questo progetto poi quando ci sarà da andare avanti. Tipo quando faremo la navetta. Effettivamente ci sarebbe il progetto della navetta che sarebbe molto carino. Ma poi lo facciamo con calma. Che abbiamo Bender. Aspettate che do un'occhiata anche al blocco, alla farm di ghiaccio. Sì, effettivamente la farm di ghiaccio è arrivata in cima, quindi se ci sono alcuni punti che non farmerà mai, o comunque che è lentissimo a farmare, e quindi non ver cioè difficilmente verrà un blocco bello compatto di ghiaccio. Però come vedete la farm va avanti. Adesso ne rompo due layer, tanto per così va avanti a farmare, che il ghiaccio lo fa sempre comodo da poter usare. Ecco fatto. E poi andiamo avanti. Niente. Ok, adesso non mi impegno troppo a recuperare tutto il ghiaccio. No. Ok, ce l'ho fatta. Ah, aiuto. Ok, questi razzetti sono troppo veloci. E ok, mettiamo giù questo. Mangiamo un pesciolino, che tra l'altro ho quasi finito il pesce, quindi direi di fare così e prenderne un pochino. Quindi questa è la mia shulker del pesce, del cibo in realtà, più che del pesce. Che con la farm di guardiani produco tanto di quel pesce che tanto vale mangiare pesce. Poi il pesce aiuta e fa bene a tutti. Dobbiamo andare
alla farm di pozioni, però a questo punto vi faccio rivedere un attimo se non lagga. Se non laggasse, vi faccio rivedere un attimo qui la casetta. Devo ancora fare il percorso che la collega qui alla strada principale. E poi lo faccio, ma poi vi faccio vedere come è venuta fuori completa. Ok, molto carina, non ho esagerato. Bisogna stare attenti con l'entità. Poi qui andiamo a fare un altro percorso. Bisogna stare un po' attenti con l'entità perché se no fanno lagare il mondo. Quindi per questo non esagero troppo con le decorazioni di eventuali quadri, item frame e armor stand varie. Allora, andiamo giù di qua per andare alla farm di pozioni che hanno bisogno decisamente di un aggiornamento. Aia, andava bene. Allora, qui abbiamo tutte le pozioni disponibili. Come vedete, basta premere un pulsante. Adesso vi spiego un attimo anche come funziona. Così. Basta premere un pulsante e viene fuori la relativa pozione. Peccato che manchino due pozioni e noi abbiamo un posto solo. Il che mi triggerà malissimo perché dovrò andare a modificare appunto, cioè mi modifica tutto il design che era fatto apposta per questo tot di pozioni. In caso poi se ne faranno un'altra ancora la metteremo qui, mentre per adesso quella nuova la metteremo qui. Ok, cioè le altre due nuove le mettiamo qui. Qui c'è il magazzino che ci porta poi fuori all'area dietro. E qui abbiamo lo spazio 1, 2 dove andare a costruire. Poi dopo qui in caso vediamo perché avevo fatto una pessima ottimizzazione adesso guardandolo bene. Veramente pessima. Comunque va bene, non importa. Sistemerò soltanto questa parte qui. Della farm di pozioni. Allora, il primo aggiornamento da fare è assolutamente aggiungere le due pozioni nuove, che sono nuove, ormai sono un po' vecchiotte come pozioni, a essere sinceri. Comunque io non le avevo ancora messe perché non le avevo notate. Sono la pozione che si fanno con le membrane di Phantom per la caduta libera, lì c'è un Enderman. E poi le pozioni con il carapace di tartaruga, che sono quella del maestro della tartaruga. Maestro Muten, quella di Dragon Ball, il genio delle tartarughe. Allora, quindi dovremmo aggiungere due ingredienti. Quindi poi questi due verranno spostati più in qua, mentre qui metteremo i due che mancano. Tra l'altro bisogna fare una modifica anche come cavolo si chiama? A questo qui, allo smistamento a cesto automatico, perché i carapaci di tartaruga non possono essere staccati. Quindi dovrò andare avanti, ok? Aggiungere anche, perché è il secondo aggiornamento che voglio fare, la gunpowder e il soffio di drago per poter fare le pozioni di lancio e le lingering potion direttamente da qui. Quindi adesso vi spiego un po' meglio. Ci sarebbe anche da automatizzare il fatto che le boccette si riempiano da sole. Però quello, ok. Stavo pensando di mettere delle leve o comunque qualcosa. Adesso vediamo un attimo dove. Qui c'è il coso degli ingredienti per comodità. Senza. Potrei mettere le leve di qua oppure tipo qua sotto. Sì, potrebbe essere tipo qua sotto, potrebbe funzionare per fare appunto le pozioni da lancio che sono queste qui, se ne ho, non ho pozioni da lancio come, ah no, eccole qua, queste sono le pozioni da lancio e poi ci sono le pozioni persistenti, le lingering potion che si fanno con il soffio di drago che noi abbiamo, cioè che io ho a quantità industriali perché l'ho farmato prima di ammazzare il drago. All'inizio volevo metterlo qui in manuale, però non mi piace, non ci sta. E quindi adesso che ho ideato, stavo giocando su un altro server con degli altri amici e ho pensato, cioè ho rifatto questa farm e l'ho ottimizzata a bestia con il caricamento automatico delle boccette, le due nuove tipologie di pozioni e i due tipi diversi di utilizzo delle pozioni, quindi
Ricapitolando, questi due vengono spostati e qui vengono aggiunti gli altri due ingredienti, la membrana dei Phantom e il carapace di tartaruga. Poi qui in fondo un pelo separati in più di questi qua, perché ci vuole un meccanismo un po' diverso, metteremo la polvere da sparo e il soffio di drago, e poi lo smistamento chest farà un giro con gli hopper, quindi tornerà indietro per lasciare definitivamente la roba sul carapace di tartaruga. Così il carapace di tartaruga si fa tutto quanto lo smistamento e poi va direttamente da solo. Fortunatamente c'è solo quello che non viene staccato, altrimenti sarebbe stato un po' un casino. Speriamo che non aggiungano pozioni che non vanno staccate, se no mi tocca metterle di seguito verso la fine. È un po' un casotto. Comunque, poi questi vanno allungati. E vanno settate le due nuove ricette, appunto, che vanno messe qui in fondo. Quindi ne metteremo uno qui, saltiamo uno e un altro qui, con le due nuove ricette, così saranno automatiche. E passando invece da lì sotto, adesso vediamo se è possibile. Adesso poi deciderò se farlo in un video o farlo off camera. Vediamo, ecco, ad esempio, vedete lì sotto c'è lo spazio, basta scavare un po' di uno e poi portare tutto il circuito di redstone in fondo, perché mamma mia, le elitre, forse è meglio chiuderle, perché appunto per attivare le due in fondo, se noi le lasciassimo così come sono, verrebbe fuori sempre la porzione persistente, mentre noi non vogliamo che venga fuori sempre la persistente oppure quella da lancio. Quindi metteremo un sistema sempre come questo fino in fondo, ma verrà attivato con dei pistoni dall'alto che mettono giù un blocco che fa passare il segnale di redstone, appunto, e quindi permette l'utilizzo anche degli ultimi due ingredienti. Fortunatamente avevo scavato molto di più, sia in lunghezza che in larghezza, e quindi non dovremmo scavare questo giro per ampliare la farm, ma solo costruire. Quindi vediamo se lo faccio camera oppure nel prossimo episodio o nei prossimi episodi. Un attimo, devo vedere se ho i materiali, ma sicuramente li ho nel magazzino da qualche parte, se no crafto tutto e poi facciamo questa cosa. Allora, un'altra cosa che potrei guardare intanto è se ci sono, che questo è pieno, questo non me lo fa vedere perché ce ne sono pochi, ma ce ne sono, tanto io non faccio più di tante pozioni, quindi ecco qua, tac, mettiamo tutto questo. Sto dando un'occhiata a vedere se abbiamo tutti i materiali che ci servono per fare le pozioni, altrimenti. Ok, mamma mia, quante castie. Non pensavo di averne così tanta. Questo ne abbiamo quintali. Pufferfish 35, va bene. Zampe di coniglio, vabbè, la resto ne, questa non mi guardo neanche perché tanto ne abbiamo tantissimo. E dovrei anche togliere un po' di queste inutili torce perché ce ne sono veramente troppe. Forse fare un check anche del resto del mondo, perché forse sono troppe queste torce, e magari ne guadagno anche qualcuno in più. Qui una ci starebbe bene. Ok ragazzi, questo è quanto andremo a fare prossimamente, e in più adesso sto preparando altre farm, altre robe, altre costruzioni. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, noi ci rivediamo in un prossimo video, in un prossimo episodio della serie di Minecraft. Ciao!